Poi condividere anche lo schermo su Ok, mi sentite? Sì. Posso andare allora. Prima di tutto ringrazio il professor Graziano Ranocchia per questo invito a tenere questa conversazione con voi. Mi fa molto piacere, ovviamente, tornare a parlare di Così Vippo, anche se dopo l'edizione del papiro non sono più intervenuto o quasi mai intervenuto su questo argomento. Come avete visto dal titolo di questo mio intervento, il rotolo di Così Vippo 20 anni dopo. 20 anni dopo l'indicazione è abbastanza approssimativa. Siamo nel 2022, sono 20 anni quasi esatti dall'edizione, non dall'edizio Princeps, quella maggiore, diciamo, ma dall'edizione minore, quella che ho curato insieme al professor Colin Austin, che è uscita proprio nell'ottobre del 2002, quindi sono 20 anni quasi da allora. In realtà, diciamo, la storia di Così Vippo, di questo rotolo di Così Vippo, è cominciata molto prima. Indubbiamente la pubblicazione del rotolo nel 2001, a luglio del 2001, ha costituito un evento importante nell'ambito degli studi non solo papirologici, ma più in generale gli studi sul mondo antico, perché questo rotolo è veramente una cosa eccezionale. La storia di questo rotolo, vi dicevo, è cominciata anche prima, perché il rotolo arrivò a Milano all'Istituto di Papirologia della Statale agli inizi del 1992. E diciamo, la sua fama si è, come dire, propagata quasi subito. Perché? Perché nell'anno successivo, nel 93, la Cassa di risparmio delle province lombarde, che aveva finanziato l'acquisizione del pezzo, come dire, ebbe piacere che la cosa fosse un pochino pubblicizzata e quindi volentieri accolse sulla rivista della banca, la Cade Sas, un intervento mio e di Gallazzi in cui noi davamo notizia di questo eccezionale ritrovamento. E come se non bastasse, per il Natale successivo del 1993, uscì un fascicoletto Strenna natalizio, l'edizio Princeps, di 25 epigrammi contenuti nel rotolo di Così Vippo. Diciamo, da un punto di vista scientifico, queste cose erano assolutamente trascurabili, però la notizia in sé era così ghiotta che subito, subito ebbe risonanza nella comunità scientifica e subito cominciarono i primi contributi filologici, critici e una grande fame di avere il testo di questo rotolo. Come avete capito, ci sono voluti quasi 10 anni per produrre l'edizione. L'edizione che, ripeto, è uscita nel 2001, a luglio del 2001. Il rotolo, io ne parlo come di una cosa così, come se fosse esistito tra le nostre mani sempre come rotolo. No, no, no. Rapidamente, io e Gallazzi abbiamo avuto tra le mani all'inizio del 92 un monticello di frammenti di papiro,
indistinti che erano stati ricavati da un pettorale di mummia, smontando un pettorale di mummia. E fra queste decine e decine di frammenti, grandi e piccoli, abbiamo dovuto ricomporre i pezzi originali, che si sono rivelati essere appunto un rotolo di 1,5 metri. Questo lo dico soprattutto per gli studenti, che magari le persone di una certa età magari lo sanno, hanno già letto tutte queste cose, però perché possiate capire tutti. Non solo un rotolo di 1,5 metri di lunghezza, ma anche 5 testi documentari che erano stati usati come materiale cartaceo, proprio insieme al rotolo, per mettere insieme un pettorale di mummia. Quindi tempo è stato necessario per ricostruire tutta questa congerie e poi leggere, perché possiate avere fisicamente un'idea di questo rotolo. Mi permetto di mostrarvi il rotolo è questo è in dimensioni originali, rotolo ricostruito. Dovete immaginare che all'inizio tutta questa striscia di 1,5 metri era una serie di pezzi, e con molta soddisfazione devo dire tutti i pezzi sono stati ricomposti, cioè non è avanzato nulla che non si sapesse dove mettere. Però dovete immaginare che questo rotolo, quando fu usato per fare il cartonage, fu rotto in 3 pezzi dall'artigiano che fece il cartonage, che sono stati messi diversamente a comporre questo pezzo di cartapesta, diciamo. Ecco. Comunque, questo al limite è meno importante. Poi torneremo su alcuni dettagli di questo stato di cose. Vorrei sottolineare che appunto questo rotolo ha rappresentato una novità veramente sensazionale nel panorama della documentazione papirologica. Il rotolo consiste nella parte iniziale di un rotolo più lungo, è uno spezzone di rotolo. Noi abbiamo, in quello che vi ho fatto vedere, l'inizio del rotolo fino a un certo punto. Non sappiamo quanto di questo rotolo è andato perduto. Non questo possiamo sapere, ovviamente. Però il contenuto del rotolo è sensazionale, perché per la prima volta abbiamo avuto un esempio tangibile di come potessero circolare gli epigrammi in epoca ellenistica. L'epigramma è un genere letterario su cui non mi voglio addentrare, ma sappiate che, lo sapete certamente, per quello che ci risulta dalla tradizione medievale, essenzialmente l'epigramma greco noi lo conosciamo da 2 codici, l'antologia palatina e l'antologia planudea. Tutta l'immensa produzione sicuramente che esisteva, non avevamo idea di come potesse circolare concretamente almeno prima della prima antologia di cui si abbia notizia, l'antologia di Meleagro, primo secolo avanti Cristo. Ma i grandi poeti che hanno composto epigrammi nella prima epoca ellenistica, per esempio Callimaco, non avevamo ancora nessuna testimonianza diretta di come questi testi circolassero. Ecco, questo rotolo ci fa vedere come si poteva presentare un libro di epigrammi che era sensazionale, appunto, non solo per questo suo contenuto e per la forma libraria, ma anche per come era organizzato il materiale al suo interno. Cioè, voglio dire, gli epigrammi contenuti in questo rotolo sono più di 100. 112 più o meno frammentari, organizzati in sezioni tematiche, cioè per argomento, e ogni argomento era esplicitato all'inizio di ogni sezione.
una cosa assolutamente eccezionale, tanto più che questi argomenti, queste sezioni tematiche erano del tutto nuove per la maggior parte. Argomenti che riguardano pietre preziose, strane, miracolose, e poi una sezione di presagi, argomento dell'epigramma, presagi desumibili dal volo degli uccelli o da altri incontri o da altri presagi, una cosa del tutto nuova. Poi una sezione di epigrammi dedicatori, anatematica, questa è una categoria più normale per come la conosciamo dalla tradizione, ma seguivano una serie di epigrammi sepolcrali, questa è una categoria abbastanza nota e ben attestata, ma la sezione successiva riguardava statue, epigrammi su statue, di Zippo, Andrianto Poeta. Poi una sezione, questa veramente notevole, una lunga sezione di epigrammi riservati a celebrare vittorie nelle gare equestri, nelle grandi competizioni della Grecia classica. Poi una piccola sezione di epigrammi relativi a naufragi, in genere epigrammi di tipo sepolcrale, che però non sono compresi nella lunga sezione di epigrammi sepolcrali che ho nominato prima, che sono tutti, quasi tutti, relativi a donne. Poi una sezione di epigrammi riservati a guarigioni miracolose, gli amatica. Poi una sezione dallo strano titolo Tropoi, piuttosto breve, che raccoglie epigrammi sepolcrali, anche questi, in cui è il defunto che parla. Tropoi, come si intendono? Caratteri. Dalle parole che pronuncia nell'epigramma, il defunto rivela un certo modo di, un certo atteggiamento, un certo carattere. Poi il rotolo si interrompe. Ecco, questo per darvi un'idea, a chi non ce l'avesse ancora, di che cosa c'è in questo rotolo. Questo rotolo ha suscitato in questi 20 anni un interesse enorme. Subito dopo l'edizione, nel 2002, ci furono convegni di studio in Italia, a Firenze, a giugno, organizzato da me e da Angelo Casanova, ma anche in America, uno a Cincinnati, un altro è stato a Washington, organizzato presso il Center for Hellenic Studies. E poi un altro convegno a Roma qualche anno più tardi. E non solo questi convegni, che rappresentano veramente, per i contributi che vi figurano, una pietra miliare nello studio degli epigrammi di così tipo, ma tantissimi contributi da tantissimi studiosi su riviste le più diverse. Io credo che chi volesse raccogliere tutta la bibliografia che in 20 anni si è accumulata su così tipo avrebbe un'impresa titanica da affrontare. Sappiate comunque che, per chi fosse interessato a questo genere di studi, Francesca Angiò cura regolarmente su SEP, Studi di Egittologia e Papirologia, una rubrica in cui registra e commenta tutti i contributi che annualmente vengono pubblicati su Così Dico. Esiste un sito presso il Center for Hellenic Studies in cui è pubblicato online, ovviamente, il testo di Così Dico, di questi epigrammi di Così Dico, continuamente aggiornato con l'indicazione dei vari contributi in apparato. Sono tutti strumenti che aiutano chi volesse addentrarsi in questo campo di studi, ma credo che la sicurezza assoluta di poter controllare tutta la bibliografia sia un po' disperata. Vi posso dar notizia che proprio ieri l'altro ho visto nell'ultimo numero della rivista Prometheus, che esce a Firenze per
direttore Casanova, un contributo su alcuni epigrammi relativi a pietre, curato da, l'articolo è di Ambrogio di Flumeri, della Federico II di Napoli. E proprio in questi giorni è uscito, ma io ancora non l'ho visto, un volumetto, credo sia un volumetto, di Valentina Garulli, che contiene per Rusconi Libri l'edizione di tutto Posidippo, epigrammi del rotolo e quelli già noti dall'antologia latina, dalla Promedea e da altre fonti, e anche tutti i frammenti scarsissimi di altre opere di Posidippo di cui si abbia notizia. Valentina Garulli, che ormai sono molti anni che si occupa di Posidippo, e proprio l'anno scorso, nel centenario esatto dell'edizione prima di Milano, nella sede proprio di Milano Gogliano, ha fatto una conferenza a Bologna proprio intitolata più o meno così, Posidippo a 20 anni dalla prima edizione. Insomma. E ora, io non mi favo nemmeno a dar conto della bibliografia relativa a Posidippo, però da quello che vi ho detto potete capire che l'interesse per Posidippo, che fu veramente enorme già prima dell'edizio Princeps e negli anni immediatamente successivi, adesso si è un pochino più calmato, ma non tace, anche perché ovviamente, capite bene, il contributo di novità è veramente eccezionale, veramente eccezionale. La cosa che mi fa tutto sommato piacere è che da questo enorme interesse che ha prodotto così tanto materiale esegetico, che io francamente confesso non posso dire di conoscere tutto, perché dovrei fare altro che quello, insomma, non è possibile, no? Ecco, tutto sommato l'edizio Princeps ha retto, nel senso che quello che è stato prodotto nell'edizio Princeps da un punto di vista papirologico, cioè l'edizione di ciò che si legge, che si può ancora leggere nel rotolo, è stata riconosciuta come fondamentalmente valida. Un discorso diverso, ovviamente, deve riguardare il testo in sé, che l'edizio Princeps non si può pretendere che sia esente da errori, e errori ce ne sono, ne parlerò dopo, ce ne sono tanti di tutti i tipi, ma quello che viene offerto ai filologi e agli studiosi dell'antichità classica con quella edizione è ancora attendibile, cioè non ci sono state rivoluzioni, va bene? Non ci sono state rivoluzioni. E devo dire che arrivare a produrre quell'edizione è stata una fatica notevole da parte mia, da parte di Claudio Gallazzi, e lasciatemi riservare una parola di gratitudine immensa a Colin Austin, che ha condiviso le nostre fatiche, come avete sentito, e col quale io poi ho prodotto il piccolo Posidippo. Gallazzi ha rinunciato, non ha voluto partecipare, ma il piccolo volumetto che abbiamo curato con un lavoro matto e disperatissimo in un anno di tempo, a un anno poco più di distanza dall'edizio Princeps, insomma, io devo essergli veramente, veramente grato, perché è stata una persona meravigliosa e purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Lo sapete, nell'agosto del 2010 è prematuramente scomparso. Ecco, vi dicevo che questo qui, sì, devo dire che, posso dire in margine, cioè non era previsto di pubblicare un volumetto di questo tipo, ma l'edizio Princeps, che non ho potuto portare con me perché è una cosa monumentale, veniva spudoratamente piratata. E quindi la casa editrice, la LED,
lettere, economia e diritto, ci pregò, noi curatori dell'Editio Princeps, di produrre un'edizione, diciamo, economica, agile, che potesse essere acquistata senza eccessivo sforzo finanziario, ma scientificamente attendibile per quanto era possibile, per cui con i nostri medio ci siamo accollati la fatica di questa edizioncina che fa ancora testo per l'indicazione degli epigrammi di Posidippo. Posidippo, epigramma 75 AB, quel AB sono Austin Bastianini, perché nell'Editio Princeps gli epigrammi non sono numerati progressivamente, non sono numerati progressivamente, uno era costretto a indicarli con colonna, e sono 16 colonne di testo, ogni colonna una quarantina di righe. Bene, volevo farvi vedere rapidamente, vediamo se funziona. Ecco, questo è l'inizio del rotolo, è la parte iniziale del rotolo. Questo è il protocollo. Vedete questa superficie bianca inquadrata dalla linea tratteggiata? Quello è il protocollo a cui segue la prima, la seconda colonna, l'inizio della terza. Il titolo della prima sezione è qui in alto, non si vede più nulla, o perlomeno pochissimo, ma ci torneremo fra poco. Volevo farvi rapidamente vedere fisicamente come si presenta questo rotolo ricostruito. Ecco, la colonna terza e la colonna quarta. Qui vedete il titolo della sezione successiva, gli oionoscopica, gli epigrammi sui presagi. Questa è una colonna tremenda, come vedete dalla foto. Scura, scura, assolutamente, quasi praticamente illeggibile. Poi ecco, qui si va in una zona migliore, sono la colonna quinta e la colonna sesta. Qui vedete, ho inquadrato il titolo della terza sezione, Anathematica, che è una sezione straordinariamente breve, per un argomento epigrammi dedicatori così comune nella tradizione epigrammatica, nel rotolo sono confinati in piccolo numero. Non so se vi chiedete il perché di quei buchi regolari che si vedono nella superficie, ma perché sono i buchi che erano praticati nel pettorale della mummia, sono traforature fatte appositamente una volta composto il, cioè fatto di papiri piegati e sovrapposti, malamente collati l'uno all'altro, coperti con un sottilissimo strato di gesso sulla parte esterna, che rimaneva visibile ovviamente al sudatore, venivano tracciati dei disegni tradizionali, secondo l'iconografia antichissima di tradizione egiziana, e evidentemente in questo caso alcune parti erano ritagliate, alcune parti non dipinte, erano state tagliate per evidenziare maggiormente il disegno. Ci sono dei pettorali di mummia che hanno avuto questo trattamento, magari non fatti con papiro riciclato, ma fatti di stoffa o di altro, ma di stoffa essenzialmente. Ma questo tipo di trattamento della decorazione funeraria relativa alle mummie è attestato. Ecco, qui c'è la colonna settima e ottava. Io ora però non voglio farvi perdere
troppo tempo. Vi posso mostrare, ecco, questo schema. Qui lo vedete tutto insieme. Il rotolo in tutta la sua lunghezza, con i suoi tre pezzi costitutivi. Il pezzo A, che costituiva la parte superiore del pettorale ripiegato su se stesso, il pezzo B, molto più breve, che era messo invece in basso, e il pezzo C, di lunghezza intermedia, che occupava una parte laterale in basso del pettorale stesso. Le altre parti del pettorale erano costituite da quei cinque documenti di cui vi ho parlato, che qui non sono riprodotti, ma guardate bene, ecco, qui lo vedete, la parte iniziale del rotolo, su cui fra poco vi dirò qualcosa. E, ecco, guardate, all'interno del rotolo il pezzo A come stava. Il pettorale aveva questa forma, una specie di scudo, di piastrone che doveva coprire il petto della mummia. Il pezzo A del rotolo, il più lungo, era ripiegato su se stesso, a capo all'ingiù, e messo a costituire la parte superiore del pettorale. Nessun rispetto per ciò che c'era scritto, non interessava più, ovviamente. E vedete il pezzettino isolato, questo qui, messo all'ingiù, mentre il pezzo B è questo, occupava la parte centrale del pettorale e si infilava sotto il pezzo A, e l'ultimo pezzo invece, il pezzo C, eccolo, la parte inferiore destra del pettorale, a destra sua, a sinistra per chi guarda. Ecco, se volete avere un'idea degli altri documenti, c'erano tutti questi altri pezzi, cinque documenti che, diciamo, si saldano insieme ai pezzi del pettorale. Ma i pezzi del pettorale, vi ricordo, non li abbiamo avuti interi, erano a loro volta divisi in infiniti frammenti, anche piccolissimi. Ecco, vorrei parlarvi, se avete ancora resistenza, di un punto che mi ha interessato particolarmente, perché è l'unico caso, l'unica voce che si è levata a proporre una ipotesi diversa rispetto a quello che era stato espresso nell'inizio Princeps, cioè, come vi dicevo prima, l'inizio del rotolo. Il fatto è che, vi ricordate, vi ho fatto vedere la parte iniziale di questo rotolo, che, come spesso succede nei rotoli di papiro, non si presenta neanche così ricostruita nella sua situazione originaria. Che cosa ha di strano? Voi sapete che un rotolo letterario, in via normale, si presenta sempre con uno spazio bianco prima della prima colonna di scrittura, il cosiddetto agrafon, che può essere più o meno esteso a seconda del livello del rotolo stesso. Insomma, un rotolo di lusso è più facile che abbia un agrafon iniziale molto esteso, a volte l'agrafon iniziale è anche molto ridotto. Qui, nel rotolo di Posidippo, c'è una cosa che spesso c'è all'inizio dei rotoli letterari, cioè il protocollo, ovvero un foglio di papiro incollato all'inizio del rotolo, controverso, cioè non con le fibre del recto papirologico verso l'interno, ma con le fibre del verso, o perlomeno, diciamo, in maniera più neutra, con le fibre
che guardano verso l'interno del rotolo in posizione verticale e non orizzontale, va bene? Ecco, nel rotolo di Posidippo noi abbiamo nessun agrafo iniziale e un protocollo molto esiguo, molto stretto, di pochi centimetri, che si ritrova anche altrove in altri rotoli, ma ha una caratteristica eccezionale, cioè che è incollato al primo collema del rotolo, non sovrapposto, ma sottoposto. Cioè il primo collema normale del rotolo è incollato sopra il lembo di destra del protocollo. E questo è veramente eccezionale. Perché è successo questo? E qui si può aprire il discorso all'ipotesi. Nell'Editio Princeps, grazie a Dio, abbiamo pensato che ciò fosse dovuto al fatto che l'inizio originario del rotolo si era danneggiato in qualche modo, quindi era in qualche maniera compromesso il protocollo e l'agrafo iniziale che doveva esserci, e quindi il possessore del rotolo ha rifilato il rotolo lungo il lato sinistro della colonna e ci ha incollato un protocollo di risulta, una striscia di papiro, così non fabbricata apposta per essere il protocollo di quel rotolo, e l'ha attaccata sopra al protocollo perché al contrario il protocollo avrebbe coperto l'inizio dei righi. Mi è chiaro? Dunque, in questa ipotesi, è un'ipotesi, chiaro, perché non è che la possiamo dimostrare. Nel convegno tenuto a Cincinnati in America, a cui ho rapidamente accennato prima, convegno che fu nel novembre del 2002, gli atti sono stati pubblicati poi, coordinati da Catherine Dutzwiller, William Johnson, che voi conoscete sicuramente come l'autore di quel libro che tutti citano, Libri e scrivi a Ossirinco, non mi ricordo com'è il titolo in inglese, ecco, ha formulato un'ipotesi diversa sul perché di questo stato del rotolo iniziale, cioè questo stato di cose che vi ho descritto dipenderebbe dal fatto che il rotolo originario avrebbe avuto alla sinistra un numero imprecisato di colonne che ora sono state tagliate via per un qualche motivo. Quindi il rotolo sarebbe stato accorciato e ci sarebbe stato messo questo protocollo di fortuna. E quale spia ci sarebbe di questo stato di cose? Il fatto che, guardate, ecco, questa che vedete nell'immagine è la sommità della colonna 1 del rotolo, no? La sommità della colonna 1, qua sulla sinistra vedete è il protocollo, questa parte bianca che, devo dire, è emersa quasi alla fine dei nostri lavori, perché c'era rimasto, quando pensavamo di aver ricostruito tutto il rotolo, c'erano rimasti dei pezzi bianchi non ancora sistemati, ma vediamo cosa ci si può fare. E devo dare atto a Gallazzi che ha saputo unire questo pezzo bianco al resto del rotolo tramite questi pezzettini, questi qui in alto e questi in basso, che sono staccati fisicamente, ma stanno a pennello lì, e così facendo si può ricostruire questo foro che è il foro numero uno, che è simmetrico a un altro che sta a un metro di distanza.
Ecco. Ovvio. Guardate, questo è il pezzo 1. Questo foro qui è questo, perché è piegato così, il pettorale, poi ancora così. Quindi siamo sicuri che quel pezzo va lì. Va bene, non ci piove. La cosa su cui potrebbe piovere è la posizione di questo frammento. Come mai l'abbiamo messo lì? Non è fisicamente congiunto. E vi dirò di più che quel pezzettino è fatto di due pezzi separati, che sono venuti fuori da due punti diversi dell'ammasso di papiri. Se guardate bene, questo, ecco, un pezzettino è questo. Quello a destra è un pezzettino diverso che tocca appena per una fibra il resto, ma della posizione siamo sicuri perché la parte sinistra, quella più grande, rivela tracce del protocollo. Sulla sinistra si vedono le fibre verticali del protocollo, quindi sta lì. È la sommità di una colonna e siccome si vede il protocollo non può stare che dove comincia la prima colonna a ridosso del protocollo, ritorna. E questo pezzettino qui è l'unico che conservi tracce del titolo, minime. Sta lì perché l'abbiamo potuto recuperare dalla colonna 13, dove era appiccicato sopra, perché abbiamo capito che la sommità della colonna 1 era messa di traverso sopra la sommità della colonna 13, in quel punto lì preciso, in quel punto lì preciso. La collocazione è sicura, ma questo non è stato messo in dubbio da nessuno, perché, vuol dire, o venite a Milano e controllate, o se no vi dovete fidare. Va bene, ma il professor Johnson ha notato che la scrittura del primo rigo si legge Indo Sudaspes, una bella violazione metrica, proprio al primo rigo, ma sta lì, non c'è dubbio che sta lì sicuramente, gli sembra una mano diversa da quella del resto del rotolo e gli sembra a un livello più alto dell'incipit di tutte le altre colonne. Quindi cosa sarebbe successo, secondo Johnson? Sarebbe successo che il primo epigramma conservato nella prima colonna del rotolo cominciava in una colonna precedente perduta. A un certo punto qualcuno, il possessore del rotolo, ha voluto scorciare il rotolo, l'ha tagliato lì e per non avere il primo epigramma mutilo del primo verso l'avrebbe riscritto sopra più in alto. E avrebbe scritto anche sopra il titolo che c'era sicuramente, il titolo della sezione di TK doveva esserci perché era normale che i titoli iniziali di sezione, una sezione testuale, fossero scritti al di fuori del campo di scrittura della prima colonna. E io devo dire, quando ho letto questa, mi ha colpito questa idea, questa proposta, perché in effetti la scrittura non sembra proprio uguale, così a colpo. E dunque, devo dire che dopo poco che avevo letto questa ricostruzione è uscito il volume degli atti dell'altro convegno, quello di Washington, Labeled in Papyrus Leaves, dove un contributo di Susan Stephens e di Dirk Hobbink prende in considerazione questa ipotesi di Johnson e, diciamo, si dichiara non completamente d'accordo. Perché? Perché è vero che la scrittura sembra un po' diversa, ma
insomma, non abbastanza da dire è proprio un'altra mano, e soprattutto non è così al di sopra del campo di scrittura normale da poter pensare che sia un rigo in più, perché se quel primo rigo di cui si dubita fosse, non ci fosse, allora rimarrebbe un primo rigo che rimarrebbe più in basso, decisamente più in basso del primo rigo di tutte le altre colonne successive. E poi c'è un altro elemento, se vi posso annoiare ancora, cioè che non vi ho detto che tutte le sezioni tematiche del rotolo hanno una numerazione sticometrica, cioè i righi delle singole sezioni sono numerati sezione per sezione con due metodi: un punto sticometrico ogni 10 versi nell'intercolunnio a sinistra dell'epigramma, ogni 10 versi, e alla fine di ogni sezione è indicato un totale che si ottiene sommando, contando i punti sticometrici. Ecco, la scrittura dei punti sticometrici, francamente, non sembra diversa da quella della mano principale. Sembra proprio la mano dello scriba. Guardate, questa è la cifra sticometrica. Oddio, come si fa? No, no, non l'ho portato. Sì, allora, ci ho pensato, ho detto, ma questo non serve. Sì, ma va bene, questo è... No. Oh, no, no. Panico. Mi finisce la carica del computer. Posso usare il mio computer? Posso usare tu? C'è la penna, c'è la penna. Proseguiamo. Scusate. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico dovuto allo scaricamento della batteria del computer. Grazie. C'è già. Sì, sì, questo dentro è il primo file. Allora, scusate, panico. Vedete quella sezione che ho inquadrato? Vedete quel P nell'intercolunnio? P con un punto accanto. Quel P è un numero 80. E accanto c'è il punto sticometrico che segna l'ottava decina, no? Ogni sezione del rotolo ha questo, un punto sticometrico, un trattamento di questo tipo. Ecco, queste cifre sticometriche sembrano contestuali o quasi alla scrittura del rotolo. Questo che cosa significa? Che se fosse da accettare l'ipotesi ricostruttiva di Johnson, queste cifre sticometriche sarebbero state poste dopo l'accorciamento del rotolo, perché la cifra sticometrica che c'è alla fine della prima sezione, quella sugli ionoscopità, non dovrebbe corrispondere a quella che effettivamente si vede ora. Se ce n'erano degli altri prima, sarebbe stata diversa, e invece la cifra è esatta. Quindi io non lo so, con tutta la cautela del caso direi che è più probabile che le cose stiano come è detto nell'edizio Princeps piuttosto che come è prospettato
in questa ricostruzione del Johnson, che è già stata, come dire, ridimensionata in questo intervento del Comune di Cincinnati. Non che questo interferisca poi sostanzialmente sul valore e l'importanza del rotolo. Volevo, ecco, concludere, forse ce la faccio, sono le una o ancora qualche minuto. Ecco, allora. Volevo presentarvi un caso di, come dire, miglioramento dell'editio princeps, un caso testuale, va bene? Qui non ci sono problemi di ricostruzione di papiro, ma semplicemente un problema di lettura, diciamo, di lettura e ricostruzione. Qui siamo nella colonna 13, ve la faccio vedere prima in corpore vili, cioè, ecco, guardate qui. Questo è uno dei punti più disperati del rotolo, è l'inizio del pezzo C, che è marcito a contatto con il defunto, diciamo, con le bende della mummia, qui è completamente nero. Questa colonna, il pezzo che si vede nella colonna 1 in alto, viene da qui, viene da questa parte qui, tornano perfettamente i contorni. E comunque, ecco, siamo a questo punto all'ultimo epigramma, della sezione degli Ippica, epigrammi per vittorie equestri. Gli epigrammi per vittorie equestri sono 98 versi, un totale di 98 versi distribuiti in 18 epigrammi, sono tantissimi, che sono divisi in due gruppi, il primo gruppo di 12 e il secondo gruppo di 6, finiscono entrambi con epigrammi in onore dei Tolomei, di personalità della corte tolemaica. Il primo gruppo, alla fine della prima sezione di questa sezione, ha come sua figura centrale una Berenice, che si può discutere se sia Berenice II, moglie di Tolomeo III Evergete, o Berenice Sira, la sorella di Tolomeo III Evergete. Noi, quando abbiamo pubblicato l'edizione, e anche Colinoschi, che ci ha accompagnato, eravamo così naturalmente propensi a identificare questa misteriosa Berenice nella Berenice II, la famosa Berenice, quella del Ricciolo, va bene, che era famosa per le sue imprese ippiche, no? C'è anche l'energia di Callimaco, quella famosa recuperata dal rotolo di Lilla, no? Zenite, Caine, Meneti, Carisio, Ned, Nofeo. E va bene, questo è un problema che è stato sollevato da Dorothy Thompson, che ha espresso appunto l'ipotesi, la sua preferenza per Berenice di Siria, la sorella di Tolomeo III, uccisa, e per cui poi Tolomeo III intervenne e la moglie Berenice fece promessa votiva del Ricciolo, per cui l'elegia di Callimaco, e va bene. Invece, alla fine di tutta la sezione degli Ippica, alla fine degli ultimi 6 epigrammi, ce ne sono 2 in cui la figura centrale è Berenice di Tolomeo II, di Tolomeo I, la seconda moglie di Tolomeo I, Sotere. Ecco, e l'ultimo epigramma di questa sezione, voi lo potete leggere in questa trascrizione diplomatica, mi avvicino alla fine, persistete ancora un po'. Riuscite a leggere a schermo? Un po' di fatica, no? Non so, ingrandisco, però non mi riesce di mandare via. Ecco, oh. Va meglio così, no? Ecco. Quando abbiamo letto questo epigramma, francamente ci siamo molto sorpresi.
protoi, res basilees, olympia, caimon ames, harmasi nicomes, caigones caiego. Voi vedete la trascrizione diplomatica, eh? Io ve la integro con quello che ci si può integrare. Heis menego tolemaiu omonimus, eg berenitas, uios e ordaia genna, iode goneis. Il greco non è difficile. Noi tre re, per primi e unici, noi vinciamo coi carri, genitori e Dio. Uno sono io, omonimo di Tolomeo, figlio di Berenice, prole di Eordia, due sono i genitori. Qui, sono chiaro, qui non c'è dubbio di identificazione. Sono Tolomeo I, Berenice I e Tolomeo II, il futuro Filadelfo. L'io parlante è il figlio della coppia, della prima coppia regale, cioè Tolomeo II Filadelfo. Poi segue un distico che ci ha fatto molto soffrire. Si legge abbastanza chiaramente: Umega patros emutite maicleos, alloti mater, heile dynanican armato tuto mega. L'ultimo verso è il primo della colonna successiva. Vedete, nella trascrizione diplomatica c'è la cifra stichometrica coppa eta 98, dove è 88. Poi segue la sezione dei naufragi, naualità. Nell'edizione prima noi abbiamo stampato così, Protoi Treis Basileis, eccetera. L'ultimo distico, purtroppo per noi, abbiamo fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, cioè correggere il testo che si leggeva. Non si dovrebbe mai fare, ma siamo stati indotti in tentazione dallo scriba maledetto di questo rotolo, che si permette a ogni piesso spinto le peggio cose. Cioè, in questo rotolo, che è un rotolo abbastanza buono, di buon livello librario, e come spesso succede in questi casi, gli errori pullulano. È più facile che un rotolo scritto male da mano di dotto, che sa cosa scrive, siano corretti, che non un rotolo formalmente ineccepibile, anche se non di livello altissimo, più facile che ci siano degli errori, proprio svarioni di copiatura, no? Sbagli di una lettera per l'altra, con nessun rispetto per la sintassi e il senso. Per cui ci siamo permessi di correggere. E abbiamo corretto così: pros mega patros emon tite maicleos, alloti mater, eile dynani can, armati tuto mega. Come vedete, siamo intervenuti ben tre volte. Abbiamo ricostruito quel U iniziale che non sapevamo come trattare, con RU, perché ci sembrava di leggere un PRO all'inizio, e quindi RU non ha senso, non può esserci vocale, perché sennò aumenterebbe una sillaba, l'esametro non torna più. E quindi forse sarà un errore truppe prosso, solo che a quel punto era necessario correggere emu della scrittura del papiro in emon, cioè io pongo la mia gloria accanto a quella del padre grande, a quella grande del padre, emon kleos, ma che la madre abbia colto, lei donna, la vittoria col carro, questo è grave. Chiaro, c'è quest'altra correzione, armati, rispetto con un iota finale, rispetto a quello che si legge nell'originale, armato, guardate, qui si vede bene, ma guardate. Armato. Questo micron è in dubbio, è scritto micron, ma è inevitabile correggere armati,
uno coglie la vittoria col carico, arma totuto, che senso avrebbe? Notate però, questa è una piccola curiosità che mi permette di farvi notare, quello Omicron è scritto un po' male. Vedete, è un Omicron ogivale. Non lo fa mai così, lo scriva. È allungato. E forse è un indizio che nell'originale c'era qualcosa, come nel, mi permetto, nel, non so se avete presente, nel papiro PSI 1092. Il famoso frammento di Aurelia Laurenziana con la chioma di Berenice, di Callimaco, quel punto tremendo in cui la chioma dice «Arti neot meton mai potescon ad elfea i cai protategno tos memnonos aitio pos hieto, qui closas baliaptera telius aetes, hippos iozo nu». Locridos arsinoes, è il momento in cui lo zefiro si presenta a rapire dal tempio il ricciolo per portarlo in cielo. E lo zefiro, che è chiamato gnotos unigena, dice Catullo, di Memnone etiope, cioè fratellastro di Memnone, cioè entrambi figli dell'aurora, Zefiro e Memnone, che è telius aetes, vento fecondo, hippos, io zonu locridos arsinoes, cavallo di Arsino e Locrese, cintura di viole. L'Arsino è seconda, no? La moglie deificata di Tolomeo II. Ecco, nel papiro PSI che vi dicevo, non è scritto Locridos, è scritto Locricos, cioè c'è una differenza, K non delta, cavallo Locrese, ma la lettura giusta è Locridos, non Locricos. Ciò risulta indubitabilmente da un papiro di Ossirinco, un codice papiraceo di V-VI secolo, corredato di scoli marginali, in cui dallo scolio è spiegato ampiamente come lemma Locridos. Poi la spiegazione del perché Arsino sia detta Locridos non si legge granché, però la lettura Locridos è sicura. Ma nell'originale, nel papiro della Società Italiana, il K di Locricos fatto male. Sembra un delta con un apice da una parte. Insomma, è un K indubbiamente, ma è un K un po' incerto. Comunque, scusate, questa è proprio una parentesi. Come stanno le cose qui? Dando per scontato che si debba leggere Harmati, questo... concedetemelo, cosa si doveva pensare? A non correggere nulla nel penultimo verso, e quello che precede U, quei due punti, lettere incerte, sono semplicemente un cai. Questa è la lettura che ha proposto Grunewald subito dopo l'editio Princeps. Certo, sono convinto che ha ragione, perché quello che si vede, purtroppo è inutile che vi faccia vedere la foto, perché nella foto non si può apprezzare, ma le tracce vanno benissimo, si vede l'asta verticale iniziale del Kai, tracce di alfa iota, sembrava una lettera sola. Kai, omega, patros emu, dite mai Cleos. Cioè, Tolomeo II dice... appunto con una frase che contrappone alla gloria grande di Berenice, che ha vinto lei donna le gare col carro, lui dice Kai e omega patros emutite mai Cleos, e non grande considero la gloria del mio padre, di mio padre, ma che mia madre donna abbia vinto col carro, questo sì che è grande, vi pare? Non fa una grinza. Naturalmente, cosa bisogna supporre? Bisogna supporre che Caiu sia da mettere insieme, cioè ci sia una crasi. Comega patros emutite mai Cleos. Cioè sia da trascrivere, noi trascriveremo K o micron Y con la coronide, che è il segno della crasi. Il segno della coronide come segno di crasi non esiste nei papiri.
assolutamente nei papiri, o la crasi è quella che noi chiamiamo crasi, è praticata e non c'è nessun segno particolare che la segnali, oppure è attuata, oppure non è attuata, cioè le parole in crasi sono scritte separatamente. Guardate, vi ho fatto vi ho messo l'epigramma successivo a dimostrazione. To ex academeias proton stoma, to ex academeias, che va scandito tux academeias proton stoma. E in questi epigrammi di così tipo ci sono vari casi di crasi, specialmente in primo piede, di parole che sono scritte invece, sono scritte separate, ma vanno scandite con una sillaba iniziale in semizeri. Quindi direi che questa lettura di Grunewald è senz'altro da accettare, risolve i problemi di lettura e di senso in maniera ineccepibile. E potrei annoiarvi ancora per molto tempo dandovi altri casi simili che ci sono nel rotolo, per farvi capire come e quanto lavoro sia stato fatto in 20 anni, soprattutto nei primissimi anni dopo l'edizione, ma come ancora tanto lavoro credo ci sia da fare per approfondire gli aspetti peculiari singoli dei singoli epigrammi, delle singole sezioni, la disposizione degli epigrammi all'interno delle sezioni, i riferimenti politici di propaganda che ci sono negli epigrammi tolemaici. C'è un'infinità di argomenti su cui si potrebbe parlare. Io mi sono tenuto a cose più propriamente e noiosamente papirologiche e spero che la noia non sia stata mortale. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Apro il microfono di Teams. Grazie ancora professor Bastianini per questa meravigliosa prolusione che, avrete capito, rappresenta l'1% di quello che ci sarebbe da dire sul papiro, sul cosiddetto rotolo di Posillipo, perché ovviamente esso coinvolge questioni non solo papirologiche, paleografiche e bibliologiche, mi permetto di dire, che sono quelle che il professore, a modo di introduzione di un corso di papirologia, ha voluto preferire rispetto alle altre, ma anche questioni di tipo filologico, prosodico, metrico, storico letterario, filologico, storico tout court, e insomma tutta una serie di cose, tutta una serie di aspetti che ovviamente non abbiamo potuto approfondire, ma avete avuto uno squarcio di quello che è possibile far dire al papiro. Questo è un rotolo meraviglioso che è stato trovato in condizioni completamente differenti rispetto a quelle originarie, come avrete capito, e praticamente il professore ci ha parlato anche, insomma, incidentalmente di come si dice, un cartonnage di mummia, che è una delle fonti negli ultimi decenni forse più fruttuose per la scoperta di nuovi testi papiracei, come anche il professor Settis ci potrà confermare, che è stato nuovo editore del papiro di Artemidoro. Purtroppo però ora ci deve lasciare, noi lo ringraziamo. Grazie. E lo affronteremo questo problema in un'altra occasione. Scusate, e anche il papiro di Artemidoro è il frutto dello smantellamento di un cartonnage di mummia. Sì, quasi, insomma, è un'imbottitura, è cosiddetto convolute, sì esatto, insomma è un'altra questione, però voi capite che oggi, questo vorrei un po' dirlo anche agli studenti qui presenti, potenzialmente abbiamo, avendo nei nostri musei, io cito solo il Museo Egizio di Torino, ma potrei parlare di molti altri musei egittologici europei, soprattutto il Museo del Cairo, avendo migliaia di questi di cartonnage non ancora smantellati, di mummie, migliaia, forse decine di migliaia, teoricamente potrebbero questi rivelarci, anche solo statisticamente parlando, nuovi testi letterari anche di grande pregio. Non è grande. Che dice, professore? Ma sì, tutto è possibile, diciamo, come in papirologia i papiri letterari sono una percentuale infinitesima di tutti i papiri che sono infinitesima, insomma,
abbastanza esiguo rispetto a tutti i capitoli che sono stati recuperati, così anche nei cartonacei, con tutto che dai cartonacei è stato recuperato documenti in quantità sterminata. Alcuni cartonacei avevano dei pezzi eccezionali, alcuni, ecco, ma un po' come i quadrifogli tra i trifogli, ecco. Sì, è possibile che ci siano, però insomma bisogna cercare, come se uno può cercare l'oro fragando la sabbia di un fiume, Trova tanta sabbia, perché trovare una pagliuzza d'oro, con tutto il rispetto per gli archivi documentari, non so come sabbia da buttare via, ecco. Apro ora la sessione ad eventuali domande da parte dei colleghi, dei dottorandi e degli studenti. Prego. Se qualcuno vuole fare una domanda è pregato di accomodarsi qui davanti, gli diamo forse non proprio un microfono, ma insomma gli consentiamo. Posso staccare qui? Io per rompere un po' il ghiaccio, non per egemonizzare, volevo semplicemente un po' farti una domanda sul cosiddetto sul protocollo, indubbiamente di tale si tratta, no? E sulla sua esiguità. No, e anche, come dire, non tanto sulla nuova ipotesi avanzata da Johnson, che potrebbe in principio essere anche condivisibile, non voglio entrare però in questo dibattito, io adesso... L'opposta proprio con l'estrema... Sì, assolutamente. Sarei d'accordo a prima vista con quello che dicevi tu, anche se la scrittura della prima linea, della prima colonna sembrerebbe diversa, però non sufficientemente tale, questo che sembrerebbe, ma bisognerebbe... È quello che dicono Hopping e Susan Stephens nel loro contributo agli arti. Questo è vero, però la mia domanda è questa, dunque qui probabilmente c'è stato un restauro librario o no? Questa è la domanda, perché... Sì, in ogni caso sì. Se anche le cose stessero, come abbiamo detto nell'inizio principe, si tratterebbe di un restauro di incipiti di pirofano, non un intervento per scorciare un pirofano più lungo, ma per, come dire, dare solidità a un prodotto che si stava sciupando. Perché, ecco, io non l'ho detto, perché sennò avrei dovuto dire tantissime cose. Questo rotolo, il rotolo di Posidippo, dimostra chiaramente, secondo me, che è stato usato a lungo, non è stato buttato via subito, sia perché la scrittura stessa del retto è stata restaurata. In alcuni punti si vede chiaramente che si è sbavata e qualcuno ha ripassato con un'altra mano, si vede chiaramente, la scrittura originaria. Questo è evidente nella quarta colonna, perché contrariamente a quello che si può credere, la scrittura sui papiri chiostro vegetale di vero fumo attualmente, ora, oggi, quando noi la trattiamo, è assolutamente indelebile. Cioè io posso mettere a bagno un papiro, si può rovinare la fibra, ma l'inchiostro non sbava ora. Ma questo non era in antico, cioè si poteva cancellare abbastanza facilmente, perché l'inchiostro era più o meno solubile a seconda del tempo trascorso dal suo impiego. Cioè ci sono ci sono dei casi in cui si vede la scrittura dilavata, cioè uno ha utilizzato un rotolo passandoci sopra una spugna per lavare con l'acqua la scrittura originaria. Quindi se tu stai usando un rotolo e ti ci casca un goccio d'acqua, se il rotolo non è stato 2000 anni a cuocersi nella sabbia del deserto, l'inchiostro stinge. I papiri da cartonage sono difficili da leggere, perché spesso l'inchiostro è sbavato, non perché questo dipenda dai trattamenti che i frammenti hanno subito al momento dello smontaggio del cartonage, che consiste nell'acqua calda sostanzialmente, lo caldo sgherbitore subito fue, ma perché si erano bagnati quando sono stati usati per fare il cartonage, sono stati piegati, mm-hmm. E si usava l'acqua, la colla, messa qua e là. Quindi spesso i papiri da cartonage sono difficili da leggere per queste sbavature, che risalgono all'epoca della fabbricazione del cartonage, non all'epoca dello smontaggio.
il rotolo di Posilippo, che è stato smontato certamente con questo sistema, non è sbavato se non nei punti in cui in antico c'è cascato qualcosa, per cui è stato ripassato. Il rotolo di Artemidoro, che ha tracce speculari davanti, dietro, è tutto così, lì ha preso l'umido tutto. Il nostro rotolo di Posilippo non solo ha questi punti in cui l'inchiostro originale si è sbavato e ripassato, ma è pieno di macchie speculari del recto su se stesso, sul verso di altri. Noi abbiamo letto diverse cose, non nel punto in cui stanno, ma nel punto in cui l'inchiostro si è depositato quando stava nel cartonaggio, che ha preso l'umido perché per fabbricarlo l'hanno in qualche maniera ammorbidito con l'acqua. Come si fa a fare la carta? Il cartonaggio non è cartapesta, nel senso che il foglio non veniva appallato, come è l'Artemidoro invece che è appallato. Il cartonaggio è fatto con fogli di papiro sovrapposti, ma non compressi. E quindi, cosa stavo dicendo? Ecco, è stato usato a lungo, vi dicevo, e poi è stato utilizzato sul verso. Sul verso c'è un testo inedito, lo diciamo nell'edizione Princeps, che occupa ben 4 colonne, scritte sul verso capovolto. Quindi qualcuno l'ha usato, e come è stato fatto notare giustamente proprio da, mi pare, sia la Stephens e Hobbing che lo dicono, il fatto che questo secondo testo, ancora inedito, sul verso, sia scritto solo su una parte del rotolo, e il rotolo non sia stato tagliato per utilizzare quella sezione soltanto, vuol dire che quel testo interessava al possessore del rotolo quando ancora gli interessava il rotolo degli epigrammi. Insomma, quindi sono vari indizi che il rotolo è stato usato abbastanza a lungo, e quindi questo va bene nell'ipotesi che sia stato restaurato all'inizio con questo protocollo di Fortuna. Domande? Professor Pernigotti. Devo fare una domanda relativa alla datazione del papiro in relazione alla datazione ipotetica di Posidippo e quello che questo può permettere di immaginare sulla circolazione di questi testi, appunto, a distanza, sulla distanza dell'epoca dell'autore in Egitto rispetto sulla diffusione di queste tipologie di testi, antologie, ma anche no, insomma, cioè edizione completa o parziale. La domanda richiederebbe un altro 3,5, non basterebbe. Il problema è: che cos'è questo rotolo? È di Posidippo? È tutto Posidippo? C'è qualcosa che non è Posidippo? E questo dipende, io non ho voluto affrontare l'argomento perché è un po' al di fuori delle mie forze, ma dunque, anche ammettendo che il rotolo sia tutto costituito da epigrammi di Posidippo, sicuramente non è l'opera omnia di Posidippo, perché di Posidippo sono noti altri epigrammi che non sono nel rotolo e avrebbero dovuto esserci, perché ci sono epigrammi anatematici. Vabbè, ma questo può essere dubbio. Però ci possiamo sempre chiedere: la sistemazione di questi epigrammi in questo rotolo particolare è opera di Posidippo o di qualcun altro? Le cose cambiano. Io credo che sia un po' difficile, però dico il parere del tutto così blando, ecco. Cioè, che sia opera di Posidippo, la sistemazione del rotolo mi sembra un po' improbabile, sia per ragioni cronologiche, sia per ragioni paleografiche. Cioè, noi non sappiamo quando Posidippo è morto. Possiamo immaginare che sia morto abbastanza anziano, perché in quella famosa elegia corta o epigramma lungo, cosiddetta della vecchiaia, la Sfragis di Posidippo, che è conservata sulla tavoletta cerata del primo secolo a.C. al Museo di Berlino, parla esplicitamente del suo essere vecchio, no? Gera, il giustifonimo, e Pirro da Mangi, Nicoime. Quindi, molto vecchio, va bene. Però ha sicuramente visto
l'inizio del regno di Tolomeo III e Vergine, 246 avanti Cristo. Quando sia morto non lo so, però insomma sembra, non tanto fare tutti i problemi, insomma sia nato verso il 310 avanti Cristo. Ora, il rotolo è sempre difficile dare una data delle scritture. I papirologi lo devono fare perché fa parte del loro mestiere. Di quant'è questo papiro? Ce lo devi dire, parla! E io francamente, di fronte a certezze di datazione, questo papiro è sicuramente del secondo quarto, del terzo decimo, del secondo secolo. Io francamente ci andrei cauto, va bene? Ci andrei cauto. Ma come dire, non finisce mai di stupirsi nelle scritture. Però, procedendo a tentoni, come fanno i papirologi quando devono, o i paleografi che datano i papiri con. Insomma, non si può trattare i papiri come i codici medievali, ovviamente. C'è tutto un altro ordine di problemi, va bene? Però, insomma, essenzialmente si va per confronti. La scrittura che devo datare assomiglia a questa. Ed è lì che casca l'asino. Perché cos'è che somiglia? Quali sono gli elementi determinanti per una somiglianza? Ho letto le cose più pazze. Ho visto datare, lasciamo stare, testi di quarto secolo al primo secolo, perché assomiglia, e grazie assomiglia, un micron come lo vuoi fare, uno iota, a occhio attento anche uno iota si può fare in tanti modi, non è vero, no, si può raggiungere un grado relativo di certezza, ma con molta, molta cautela, servendosi anche e soprattutto, non soprattutto, non siamo esagerati, anche di elementi estragrafici. Io ammiro molto un testo di paleografia dei papiri, quello di Rogers, Great Literary Hands, un volumetto agilissimo con poche tavole di papiri letterari, scrittura libraria. Ma Rogers dice: tutte le tavole che propongo con una datazione sono databili almeno anche con altri elementi di contesto archeologico o di contenuto. Allora si comincia a marciare un pochino più sul sicuro. Quando il dato paleografico può trovare confronti o nel contesto archeologico o nel contenuto stesso del papiro. Ora, nel caso di Posidippo, insomma, secondo noi siamo proprio nei decenni finali del III secolo avanti Cristo, 220-230, Posidippo era ancora vivo, non lo so. Certo, se Posidippo era vivo ed è stato lui a ordinare gli epigrammi in quel modo, e allora certo gli epigrammi sono tutti di Posidippo, perché Posidippo voleva contrabbandare qualche epigramma non suo e lo infilava nella raccolta, o se no inevitabile. Ma se si pensa che chi ha ordinato la raccolta sia diverso da Posidippo, allora nulla vieta di pensare che qualcuno di quegli epigrammi proprio di Posidippo non sia. Perché, insomma, l'epigramma, il genere epigrammatico e i libri di epigrammi non credo dovessero, cioè si prestavano a essere di produzione, un'edizione, insomma, come altri generi letterari che ben conosci, no? Quindi, qui avrei dovuto dire tante cose su questo, ma non, io penso che se non tutti, ma almeno quasi tutti, siano, perché troppi elementi interni di questi epigrammi convergono su Posidippo. I primi tre epigrammi della sezione dei funerari,
sono tre epigrammi dedicati a donne iniziate agli steri. Guarda caso, così dico, erano iniziate agli steri. Si parla di Pella. E ci sono due epigrammi che nella tradizione medievale già nota erano attribuiti a Posidippo, su quelli ci siamo basati. Io sull'argomento dell'attribuzione non ho voluto diffondere, ma insomma sono un epigramma sulle pietre preziose, sulle pietre, un epigramma era già noto da Zezes, dalle Iliades di Zezes, Ugo Samoschi la donna, un epigramma anche famoso. Che nell'edizione ossoniense degli epigrammi della Bibliotheca ossoniense di Cage, in apparato c'è scritto falso, opino il Posidippo al scrittura. Mi ha sempre colpito questa cosa. Cage riteneva che questo epigramma citato da Zezes e da Zezes attribuito a Posidippo non si potesse attribuire a Posidippo. E poi c'è l'altro epigramma invece nell'antologia Plamidea, no? Nella Palatina, sulla statua di bronzo di Alessandro Magno, che è Zezes, che lo copia due volte, è così vivo. Gli dice il tempo a Stasi di ogni andarsi a quindi dipende da quanto a chi ha composto quell'antologia interessasse l'autorialità dell'epigramma stesso. Perché sappiamo benissimo, potevo parlarvi anche di questo, non l'ho fatto, che nell'antichità, a quell'epoca, nel terzo avanti, appunto, abbiamo prova di come si facessero i libri di epigrammi. Potevo citare il papiro di Vienna, i frammenti di Vienna che sono recentemente usciti per le cure di Parsons, Mailer e Francesca Maltomini, un'impresa disperatissima, eccellente, che ha richiesto più anni che il Posidippo, è tutto dire, perché io mi ricordo di aver visto quei frammenti del rotolo di Vienna, di Vienna nel 1980, erano arrivati a Vienna l'anno prima, sono usciti nel 2015. Pochi simboli epigrammi con la titolazione Tae Zetumena, Don Epigrammaton e Te Prote Bulo. Quelli degli epigrammi che si cercano nel primo libro. E accanto, evidentemente qualcuno voleva fare una cerchia degli epigrammi contenuti in un primo libro. E c'è l'incipit di una serie di epigrammi, accanto all'incipit c'è il numero di versi dell'epigramma stesso. E in fondo alla colonna c'è il totale degli epigrammi e il totale dei versi contenuti negli epigrammi. E sulla sinistra, ora ho chiuso tutto, ma insomma c'è l'indicazione schematica Euron, probabilmente così interpretazione, l'ho trovato. Vuol dire qualcuno si apprestava a fare un'antologia, una raccolta di epigrammi diversa da quella che aveva davanti, prendendo gli epigrammi da varie fonti. E negli epigrammi del rotolo di Posidippo, anche quello non l'ho detto, ma sarebbe stata un'altra cosa, c'è ogni tanto per 8 epigrammi, su un totale di 110, 8 epigrammi hanno nel margine, nell'intercolumnia a sinistra, un'indicazione tu, che vuol dire? Tu, noi l'abbiamo intesa come abbreviazione, credo sia molto probabile, tutto, questo, come dire, è la controparte del papiro di Vienna. Questo lo voglio scegliere in vista di un altro, e poi magari faccio i conti con l'elenco prima di commissionare a qualcuno un'antologia, siamo nel terzo avanti, non lo so, ma... Professor Bastianini, grazie infinite ancora una volta per questa meravigliosa introduzione al corso di papirologia del corso di laurea in lettere. E non ci poteva essere introduzione migliore per tanti motivi.
Io ringrazio anche, oltre ai colleghi che ci hanno onorato la loro presenza, anche gli studenti in maniera particolare, che vedo qui particolarmente numerosi, che ovviamente mi riempie di gioia. L'appuntamento per domani alla stessa ora è a Palazzo Ricci, in aula 10, Palazzo Ricci 10, da mezzogiorno alle 13.30. Grazie ancora, professor Bastianini.